una concessionaria Volkswagen mi ha chiesto di fotografare il nuovo T-Roc. Ma invece che usare questa, userò questa. E ovviamente loro non lo sanno. Ok gente, vi spiego al volo la situazione. Gli amici di Regini Concessionari mi hanno prestato questo nuovo T-Roc per una giornata per farci dei video e un set fotografico. Ma visto che si sente dire spesso che l'attrezzatura non conta, invece che utilizzare la mia Sony A7 IV, che con l'obiettivo arriva quasi 5.000 euro, utilizzerò la mia primissima fotocamera, una Canon compatta di oltre 15 anni, per vedere se effettivamente si può creare qualcosa di valido con qualsiasi tipo di macchina fotografica. Prima di iniziare però vi devo presentare lei, la protagonista di questo video. Direttamente dal 2005 abbiamo a nostra disposizione questa bellissima, si fa per dire, Canon LXU50, nome del quale non sono molto certo perché ho dovuto cercarla su internet, infatti le scritte sono state cancellate via dall'usura. A nostra disposizione lei ci fornisce ben 5 megapixel, obiettivo equivalente 35mm, 105mm, f2.8, 4.9, fornisce riprese incredibili a 480p 30 frame a secondo e 240 a 60 frame a secondo, da brividi. L'unica cosa di manuale che si può impostare è il white balance. In più abbiamo ben 9 punti di messa a fuoco e 400 di ISO, ma ha anche dei difetti. Per esempio questo mirino ottico inutilizzabile perché è troppo sporco e non riesco a pulirlo via. La gestione dello zoom che funziona sì, ma anche no, e quindi non è proprio reattivo. La batteria è completamente andata, infatti a piena carica dura sì e no 20 minuti, non ricorda i settaggi impostati una volta spenta e riaccesa, e senza flash non mette a fuoco praticamente nulla. Però i file pesano pochissimo e basta una scheda SD da 2 giga del paleolitico. Ok, sarà una sfida parecchio impegnativa, ma ce la metterò tutta. Dimostrerò che l'attrezzatura conta, ma relativamente. Mi raccomando, consigliatemi nei commenti altre sfide da affrontare. Andiamo a scattare. Però mi devo sbrigare perché ho praticamente, alla fine dei conti, un'ora per fare tutto e la location che avevo scelto è chiusa per dei lavori, quindi devo improvvisare e sono un pochettino in ritardo. Ma a noi le sfide piacciono così, quindi diamoci da fare. Ok gente, allora l'idea iniziale era quello di andare sui tetti delle fabbriche perché volevo un ambiente industriale per questa auto, e ho dovuto ripiegare appunto su questa zona qua. Ho scelto questa zona perché, come potete vedere, il parcheggio è dipinto di questo azzurro. Ed è quello che volevo, perché non volevo troppo il grigio, perché così l'auto sarebbe risaltata ancora di più. Ovviamente i problemi sono che ho auto parcheggiate a destra e a sinistra, non avendo preparato la location, quindi avrò pochissimo spazio di manovra, il che renderà ancora più difficile questa sfida. Altra cosa da tenere in mente è che quello che devo comunicare di quest'auto è un pacchetto particolare che viene con questo allestimento detto R, quindi devo cercare di far risaltare alcuni dettagli dell'auto che insomma vedrete poi strada facendo. Adesso vi metto sul mio petto, così seguite da cima a fondo tutto il mio operato. Ok signori, allora le impostazioni sono veramente poche. Chiaramente quando la qualità della fotocamera è un po' scarsa si va, come sempre detto, sul concetto di artistico. Intanto partiamo bene. Ovviamente, neanche dirvelo, il segreto per fare foto il più decenti possibili con certo tipo di attrezzatura è tanta luce, e qui siamo quasi a mezzogiorno, non ci sono nuvole nel cielo, quindi le condizioni sono le migliori, anche se va messo pioggia, per fortuna ci ha graziato. Andiamo sui dettagli, questi dettaglini qui, cosa non lo facciamo, un bel cerchione. Andiamo un po' così, impegniamoci un po' di più, cerchiamo delle linee un po' più particolari. Io potrei fare anche una cosa un po' sbagliatina, tipo montare su di qui. È sbagliata perché vedete la mia ombra là? Ecco, non è il massimo. Impegniamoci bene, vediamo un po', forse la parte complicata ora è andare all'interno perché la luce già è molto minore. Vogliamo provare a fare qualcosa all'interno? Vediamo un po'. Perché io adesso devo far vedere il sistema climatronic, se riesco a fare una cosa di questo tipo, magari mi prende il fuoco, magari ovviamente no. Ecco, qui forse stiamo incontrando un bel limite della fotocamera, vediamo un po' se è così, tipo una cosa sul volante così. C'è qualcosa di interessante, devo dire la verità. No!
Attenzione signori, questa fotocamerina potrebbe essersi comportata molto meglio del previsto. Sarò sincero, sotto sotto avevo un po' di speranza. Però non devo cantare vittoria, perché adesso bisogna passare in post produzione, maneggiare i file, quindi non sarà semplice cercare di tirar fuori tutto il potenziale che hanno queste foto. E in realtà devo sbrigarmi, anche perché il tempo scorre molto velocemente. Ok, alla post produzione. Signori, devo dire che sono veramente sorpreso. Al netto di scarti un po' grassi, effettivamente qualcosa di valido c'è, come? E sotto sotto un po' ci speravo. Ah, come potete vedere ho fatto una color correction tra virgolette leggera, ho calcato molto sul contrasto e allo stesso tempo ho cercato di neutralizzare un po' i colori e sfruttare questo look vintage che secondo me funziona e tra l'altro va anche di moda, è abbastanza trending in questo periodo. Però d'altra parte non ho comunque eseguito un editing chissà quanto pesante, giusto qualcosa di base, anche perché il file della fotocamera non mi permetteva troppo lavoro. Però ehi, questo è il prima e dopo e sicuramente questo scatto in particolare è quello un po' più adatto, perché con tantissima luce questa fotocamera alla fine dei conti performa abbastanza bene. Comunque se zoomiamo, ok, si vede la qualità del sensore dello scatto, però può funzionare per i social. Guardate anche qui, tantissimo sole, tantissima luce e non è neanche malaccio il dettaglio. Ho aggiunto un po' di grana per coprire il rumore nelle foto, ma tanto ad oggi è la scusa perfetta. Diamo un po' di artistico con un po' di grana vintage, copriamo tutto. Scherzi a parte, a volte, come in questi casi, un po' di grana, un po' di rumore in post-produzione, secondo me ci sta, da quel che... Top. Ho notato però un piccolo problema, secondo me è dovuto alla sporcizia, però probabilmente è proprio rovinato l'obiettivo, perché prima di iniziare ho cercato con appositi prodotti di pulire tutto quanto, mirino, non ce l'ho fatta, obiettivo, pensavo di avercela fatta, ma come potete vedere ci sono degli aloni non da poco qua. Si può creare qualcosa di valido, anche perché ricordiamoci che la quantità di luce che entra nel nostro sensore fa una differenza incredibile. E infatti, come siamo entrati all'interno dell'abitacolo, la fotocamera è andata veramente, veramente in difficoltà. Anche perché basta che cali leggermente la luce e lei senza flash non mette a fuoco nulla. Qui possiamo notare certi limiti, infatti sovraespone la mia mano, ma non possiamo pretendere chissà che dynamic range per questa piccolina. Tra un attimo vi faccio vedere bene il risultato finale, però devo dire che... qualcosa, soprattutto per un utilizzo social, chiaramente forse non per un marchio come Volkswagen, però comunque qualcuno che magari vuole fare delle foto, vuole cimentarsi e a sua disposizione non ha nulla e magari vuole un look vintage che lo smartphone non ti può dare così proprio fuori dalla fotocamera, potrebbe starci. Sinceramente non avrei scommesso su di me e questa fotocamera, però forse qualcosa sono riuscito a tirar fuori. Signori, io mi ritengo soddisfatto. Qualcosa c'è, chiaramente si vede che lo strumento utilizzato non è proprio dei nostri anni. All'interno effettivamente molte difficoltà ci sono state, questi flare di luce un po' troppo invadenti, però ha un senso, ha un suo stile, ci può stare. Ok, post produzione fatta, ora le mando alla responsabile della comunicazione di Volkswagen, vediamo se le piacciono. Prima di vedere la sua risposta e quindi il risultato della nostra sfida, vi ricordo di iscrivervi a questo canale per altre sfide, foto, video e anche contenuti legati al cinema. Dai che siamo quasi a 10.000, follia. Attenzione, super, ha risposto super, ci sta, come la prendo bene, no? Credo, non lo so, era ironico? Non ho idea. Facciamo così, vi faccio vedere le foto meglio e giudicate voi, missione compiuta o missione fallita. Io non so come prenderla, non so come prenderla, però per come si era messa la situazione in partenza, forse ce l'abbiamo fatta, non lo so.